Nella scorsa e benedetta puntata di nuovo in campagna. Nazi, il superuomo, inizia la sua giornata così, alla ricerca di una spinta. E ormai sveglio, si dirige verso la campagna, dove, incontrato un suo amico, iniziano a posizionare l'impianto a goccia, con la speranza di poter bagnare il terreno, con la speranza che le piante crescano, con la speranza che realmente ci sia speranza. Ragazzuoli, prima di iniziare questo video vi devo dire una cosa molto importante. Che a fine video vi devo parlare di una cosa importante, quindi dopo il video mi raccomando, è questo. Aspettatemi. Vabbè, iniziamo. Ragazzuoli miei, buongiorno. Mamma mia, ho la gola a pezzi. Speriamo che mi passi. Stiamo per iniziare questa prima giornata e direi che è arrivato il momento, da, se avete visto i video scorsi, di passare alla fase successiva nella nostra campagna. Oggi si va in direzione Apricena perché è arrivato il momento di comprare un po' di piantine. Diciamo che ho un po' paura perché mi sembra che il meteo non prometta bene. Capace che come ne mettiamo, poi nei prossimi giorni arriva una tempesta e ci porta via tutto. Però se non facciamo quello che deve essere fatto, non lo facciamo più. Quindi accendiamo i motori, direzione Apricena, e vediamo che ne viene fuori. Andiamo. Buongiorno Tony. Dove mi porti in questo appuntamento romantico? Ti porto a prendere le piantine da un amico, vediamo che trattamento ci fai e soprattutto che piantine c'ha. Abbiamo scelto cosa prendere e ne ho prese un bel po', raga, perché non so se tutte verranno fuori. Ci sono delle piante un po' vecchiotte, purtroppo sì, siamo molto in ritardo e quello che sto facendo è una scommessa, una bella scommessa. Ho preso anche un po' di finocchi, ma questi ci metteranno un botto di tempo per venire fuori, però dai, ci proviamo. E niente, ho preso insalate, broccoli, rape, finocchi. Tony, grazie mille per la compagnia. Figurati. Dai, ci vediamo più avanti, qualsiasi va bene? Problema, chiamami. Proprio qualsiasi problema, non soltanto per. Grazie. Ciao, ciao Tony. Ciao, ciao, ciao. Soli oggi, vai. Siamo di nuovo in campagna e giovincelli miei, queste sono le nostre piantine. Ci sono dei broccoli, delle rape, un po' di finocchi, due tipi di insalate e del radicchio. Ne sono un bel po', forse avanzeranno, non lo so, vediamo un po', però dai, iniziamo a metterle prima che arrivi il maltempo. Qui c'è Mastro Sabino che sta dirigendo i lavori e questo è quello che abbiamo fatto la scorsa volta. Guardate qua che bello, sta già iniziando a venire fuori di nuovo l'erba. Purtroppo è davvero molto fertile questo pezzo di terra e il problema è che sì, è sempre bella bagnata, come già vi dicevo la scorsa volta, soprattutto in questo lato. Infatti utilizzeremo davvero poco, almeno in questa stagione, il nostro impianto a gocce, però per sicurezza ce l'abbiamo perché arriveranno comunque dei giorni abbastanza caldi. È questa. Direi di iniziare con le rape, eccole qua, quindi portiamole dove devono essere portate e iniziamo a piantare tutto. Ah, questa è morta adesso. Ammattino questa qua. Thank you.
Ed è bello papà, guardalo lì in fondo, baciato dal sole. Allora, abbiamo piantato già un bel po' di rape, il primo solco è pieno, stiamo riempiendo il secondo e praticamente ci stiamo un po' adeguando ai tubicini che abbiamo, perché siccome sono tubicini arrangiati, abbiamo preso quello che potevamo prendere e hanno una distanza più o meno di 40 cm. Adesso le rape si possono mettere più o meno anche a 25 cm di distanza e per recuperare spazio le stiamo mettendo a 25 cm di distanza l'uno di fianco all'altra, così tutte quante hanno il buchino dove appunto verrà la goccia e è quindi questa. Una qua. Abbiamo finito. Mamma mia, raga. Non ne sono tante, però comunque sia. Per noi, per ora basta, ne avanza. Mamma mia, non mi sento per niente bene. Sono un po' di giorni che sono fiacco. E ho la gola bella rovinata. Comunque, arrivati a questo punto. Guarda qua, tutte e sei sono quasi piene. Direi che è arrivato il momento di accendere un po' il coso qua, la pompa dell'acqua, e di bagnare soprattutto il centro dove il terreno è un po' più asciutto. Ok, raga, perfetto, il tutto funziona, lasciamolo acceso un quarto d'ora, il tempo che si bagni il tutto e ci siamo. Papà nel frattempo sta facendo un po' di bietole. Sta contento che ti hai buttato in gamba. A posto, ragazzuoli, per ora ci siamo. Ci apriamo un po' i minerali e ci andiamo. Bene, ragazzuoli, eccoci qua. Mi dispiace ancora un po' per la gola, passerà. Oggi purtroppo mi dovete sentire un po' così. E direi che è arrivato il momento di parlarvi di questa cosa importante. Come già sapete, il nostro viaggio sul perimetro della penisola iberica è terminato e adesso siamo qui a casa, così come è successo dopo il primo viaggio, dove abbiamo deciso di darci un po' da fare in campagna. Ci saranno delle costruzioni e tanto altro ancora. Il problema è che, a differenza della scorsa volta, alcune cose sono cambiate e diciamo sto avendo un po' di problemi nel sostenere il canale YouTube. Tanti costi sono aumentati, partendo dalla benzina, al costo dei materiali e quant'altro,
E invece il canale sta andando un po' verso il basso. Può darsi che è una cosa temporanea e credo che ci sia anche di mezzo un po' l'algoritmo e quello che realmente richiede adesso YouTube. Quindi praticamente alcuni canali dove forse per YouTube non è tanto vantaggioso investire le pubblicità fanno meno visualizzazioni. Che cosa porta a questo? Porta ad avere tante difficoltà nel portare avanti il canale, anche perché il canale che ho io, essendo un canale dove a parte i cammini che lì riesco a gestirmi, ma quando poi facciamo queste cose qua, è un canale dove purtroppo devo spendere dei soldi per portare avanti i lavori che facciamo. Diciamo che essenzialmente per me YouTube è un qualcosa di meraviglioso, è un obiettivo di vita che sono riuscito a raggiungere, però comunque quello che faccio con la campagna, con le costruzioni, non sono cose fondamentali per me, ma comunque sono cose che in qualche modo mi danno l'opportunità di mettermi alla prova, di vedere dei risultati, ma anche di portare un intrattenimento appunto su questo canale, con la speranza che possa continuare ad andare avanti e possa in qualche modo mostrarvi alcuni tratti della mia vita con la speranza che possano essere utili e in questi tratti di vita, di esperienze, io possa apprendere delle cose nuove. Purtroppo ora come ora mi è abbastanza difficile sostenere questo canale, anche perché non faccio solo YouTube, ma ovviamente mi occupo anche di altre cose. Ad esempio, durante la giornata, quello che voi non vedete è che io non sto mai fermo, sto sempre in movimento e adesso la sera lavoro in un ristorante, nel pomeriggio quanto posso fare altri lavoretti li faccio e quindi mi sto diciamo impegnando tutto il giorno al di fuori del lavoro che ho appunto poi per fare questi contenuti su YouTube. Però mi sto rendendo conto che ora come ora mandare avanti questo tipo di format, che ovviamente è il format che vi ho sempre presentato, è abbastanza difficile, abbastanza costoso e sicuramente vi siete accorti che tanti video escono in ritardo appunto perché economicamente non ho i fondi per mandare avanti quello che vedete. Ad esempio, per me non è fondamentale avere una macchina qui in paese, ma la macchina l'ho presa appunto per mandare avanti i lavori con il canale YouTube, quindi la macchina, poi la riparazione, l'assicurazione, questo, quello e quell'altro, e via dicendo, quindi anche le piantine, tubi, e quando andremo a costruire il legname, purtroppo ci sono dei costi così elevati che alla fine o lo fai per passione, però devi avere appunto una base che ti permetta di farlo, o altrimenti purtroppo bisogna inventarsi qualcos'altro che permetta appunto al canale ora come ora di andare avanti, perché non è che non si guadagna con YouTube, ma non è che si guadagna sempre uguale, ma dipende da tante circostanze. E in questo momento, come in tanti altri momenti che abbiamo vissuto, purtroppo ho sempre investito altri fondi che venivano al di fuori di YouTube. Un esempio banale è quando ho costruito la botte, l'ho costruita in un mese e mi è costata più di 3.600 euro se non sbaglio, poi l'abbiamo donata al paese, purtroppo me l'hanno bruciata, ma in quel mese ho guadagnato un terzo del valore della botte lordo, quindi tutto quello che ho utilizzato per costruirla ho utilizzato dei soldi che non mi sono mai più tornati indietro. È un esempio, ma c'è tanto altro ancora che appunto poi è terminato nello stesso modo. Mandare avanti questo canale sta diventando un po' complicato per me, anche perché sto investendo tutta la giornata e poi un giorno vi farò un video dietro le quinte per farvi capire un po' tutto quello che si svolge realmente e quindi devo capire bene che cosa fare. Purtroppo se devo mandare avanti questo canale devo in qualche modo ricevere qualcosa appunto da YouTube che mi permetta di farlo. Per avere un canale c'è bisogno del commercialista, la partita IVA, si pagano le tasse, insomma è proprio un qualcosa che bisogna gestire, bisogna essere sicuri delle entrate che ci sono, altrimenti purtroppo anche i contenuti che porto in questo canale alla fine sono contenuti un po' fatti tanto per e le persone poi ci perdono l'interesse. Qualche tempo fa me ne avevo già parlato di questo, prima di iniziare il nostro viaggio sul perimetro della penisola iberica, e avevo attivato
gli abbonati, che praticamente se vi abbonavate al canale con il costo di un paio di caffè al mese, in qualche modo potevate sostenermi. E avevo specificato che era un inizio per vedere un attimino come andava, quindi non sono nemmeno stato tanto presente, mi dispiace in questo, ho dato più che altro degli aggiornamenti agli abbonati, e c'è poi anche un canale Telegram. E una volta poi arrivato a casa ve ne avrei riparlato di nuovo, con la speranza che alcuni di voi in qualche modo volevano sostenermi, appunto abbonandosi al canale. Perché vi chiedo questo? Perché non voglio chiedervi dei soldi per il sostegno del canale, ma appunto voglio offrirvi un qualcosa al pagamento che state effettuando, appunto perché non sia una donazione. Quindi vi volevo chiedere se casomai vi va, in qualche modo, se volete sostenere questo canale potete abbonarvi, e così facendo in qualche modo ho una base economica per il canale, non per me ma appunto per mandarla avanti, e nel mentre per chi si abbona ci saranno dei contenuti aggiuntivi. Cosa vuol dire questo? Perché poi in tanti mi hanno scritto, si sono un po' lamentati, che il canale resta invariato, ci saranno sempre i soliti video, ma per chi si abbona ci sarà qualcosina in più. Quindi non vado a togliere niente a chi non è abbonato, alla fine il canale è sempre gratuito e non cambia assolutamente niente. Ho ancora tanti progetti, voglio condividerli con voi e tanto altro ancora. Anzi, vi dico subito che i cammini non si fermeranno qui, ma ho in mente un altro progetto di cammino che avrei già dovuto iniziare. Avrei già dovuto iniziare tante cose, però purtroppo ora come ora mi sta venendo davvero difficile farlo, e quindi niente, volevo condividervi purtroppo questa situazione che sto attraversando con YouTube. Ripeto, è con YouTube, non sto chiedendo l'elemosina o quant'altro, è solo una questione di riuscire in qualche modo a gestire, a mandare avanti il canale che abbiamo aperto qualche anno fa. Ragazzuoli, questa purtroppo è la notizia che vi volevo dare, che ho un po' di incertezza in quello che stiamo per fare, quindi niente, ripeto di nuovo, un sostegno da parte vostra può essere abbonarvi al canale, vi costa pochissimo, promesso che mi impegnerò al massimo per offrire a chi si abbona un servizio che vi piaccia, al massimo se non vi piace semplicemente togliete l'abbonamento e continuate a godervi il canale così com'è, con la speranza di riuscire ad integrare il più possibile Mastro Sabino. Nei prossimi giorni vi darò degli aggiornamenti molto ma molto importanti su quello che farò nei prossimi giorni, su cosa saranno i miei prossimi viaggi e su cosa saranno i prossimi progetti. C'è tanto da fare, quindi spero che lo riusciamo a fare insieme e che in qualche modo possa avere anche il vostro sostegno. Detto questo, Giovincelli, io adesso vi saluto, mi vado a riposare un po' perché tra un po' inizio a lavorare al ristorante, e mi raccomando, se anche quest'altro vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Detto questo, il vostro Nazzi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!